Esattamente come nel 2010, Nier possiede un fascino unico sia nel bene che nel male. Questa revisione dell'opera di Yoko Taro a metà strada tra remake e remastered recupera interamente la carica emotiva del gioco originale e riesce a smussarne la maggior parte degli spigoli del gameplay. Nier Replicant è dunque una riedizione fedele ed innovativa al contempo, che non rinuncia quasi mai all'autorialità, a volte un po' eccessiva di alcune soluzioni ludiche e narrative, ma che diviene fortunatamente più omogenea sul piano qualitativo. Prima di proseguire con la nostra recensione, vi invitiamo come sempre ad iscrivervi al canale per non perdere nessun video di EveryEye.it. Dopo un breve ma importantissimo prologo, il gioco ci porta in un futuro lontano, ambientato 1412 anni in avanti nel tempo. Qui il giovane Nier è alla disperata ricerca di una cura per la malattia che affligge sua sorella Iona e che la sta divorando piano piano. Nonostante ci troviamo millenni nel futuro, la tecnologia della razza umana sembra essere regredita, cristallizzata in una bolla temporale in cui emergono templi antichi e villaggi rurali. Quella si intravedono i retaggi di un avanzamento tecnico che ormai non esiste più. È questa suggestiva unione tra passato e futuro che caratterizza il mondo di Nier Replicant. Tra le sue lande deserte e le sue vaste pianure serpeggiano poi le ombre, creature di varie sembianze e pericolosità. E contro queste mostre che si battono gli ultimi uomini rimasti cercando di sopravvivere qualche giorno in più. Ma non è il destino dell'umanità ciò che più sta a cuore al nostro protagonista. Nier ha il solo scopo di fermare il morbo di Iona a qualunque costo. Nel tentativo di comprendere quale male sta corrodendo la sorella, il giovane eroe si imbatte in un libro parlante, il Grimar Wise, nel tenace Emil e nella fortissima Kaine. Un terzetto di personaggi che accompagnerà Nier lungo il suo viaggio alla scoperta della terrificante verità celata dietro la natura delle ombre. Replicant è una storia straordinaria di dolore, perdita, abbandono e sacrificio. Il racconto parte lentamente, si muove a piccoli passi tra un dialogo troppo lungo e qualche missione di poco conto, ma poi inizia a farsi più intenso fino ad esplodere con grande e struggente energia. Per apprezzare le sfumature di Nier c'è bisogno di molta pazienza ed occorre chiudere un occhio dinanzi a discutibili scelte narrative. Ma dopo aver interiorizzato i meccanismi della storia ed averne ricollegato i pezzi, la trama si farà irrefrenabile e riuscirà a trascinarci in un vortice davvero coinvolgente. Non è sufficiente una sola partita per comprendere l'intero intreccio di Nier. Sarà necessario infatti rigiocarlo diverse volte per avere una visione più o meno integrale dell'opera orchestrata da Yoko Taro. A differenza di quanto avviene in Automata, tuttavia, le successive run sono tutte pressoché identiche sul piano ludico. Le variabili non modificano le porzioni di gioco, come nel capolavoro di Platinum Games, ma rappresentano aggiunte legate solo al racconto, con nuove scene di intermezzo che arricchiscono la trama di dettagli inediti. Alla fine di ogni avventura, sarà il gioco stesso a chiederci di ripartire, suggerendoci quali azioni compiere per sbloccare correttamente tutti i finali. Affrontare ancora e ancora l'esperienza senza che i cambiamenti appaiano realmente percepibili non è certo la più stimolante delle intuizioni di Yoko Taro. Ci vorranno circa 25 ore, escludendo alcune missioni secondarie, per completare Replicant la prima volta. Ma non abbiate troppa paura. Le successive run, che assumono la forma di una New Game Plus, partiranno da circa a metà gioco, rendendo meno gravoso rivivere il viaggio di Nier, Kaine ed Emil. Per quanto la ridondanza rischi di prendere il sopravvento, vi consigliamo comunque di non demordere. Il vero finale, anche a costo di qualche sforzo, merita di essere scoperto. Sul versante ludico, mentre il Nier del 2010 mostrava il fianco a meccaniche abbastanza legnose, il nuovo Replicant è molto più agile e letale. Il sistema di combattimento è stato interamente rivisto. Ora il protagonista può concatenare una serie di combo alla pressione di due tasti, effettuare un parry con il corretto tempismo, scattare con rapidità alle spalle o al fianco dei nemici. La reattività dei comandi, la presenza del lock-on sui bersagli e la leggibilità delle animazioni contribuiscono a trasformare ogni scontro in una grande coreografia. Le differenti categorie di armi portano con sé altrettanti moveset e diversi tempi di reazione, dai più veloci ai più pesanti, e questa versatilità spinge l'utente a cambiare tipologia di strumenti a seconda delle ombre da affrontare. Oltre agli attacchi corpo a corpo, Nier può anche contare sull'uso delle magie a distanza del Grimar Wise. Il parco di poteri a disposizione è abbastanza sostanzioso, e il loro bilanciamento ci è parso più attento in confronto a quello della versione di partenza. In questo nuovo Replicant potremo poi muovere il protagonista quando si lanciano alcuni incantesimi come la Lancia Oscura, le stesse azioni che in Gestalt imponevano al giocatore di rimanere immobile. Tutte queste accortezze rendono molto più elettrizzante il combat system, privo di grossi tecnicismi ma intuitivo e sicuramente soddisfacente.
La rinnovata abilità del protagonista non si muove però di pari passo con quella dei nemici. Specialmente sulle successive run in New Game Plus si avverte un evidente squilibrio tra il livello di potere di Nier e quello delle ombre, non sempre capaci di adattarsi in modo ottimale alla crescita del personaggio. Per incrementare la forza del nostro eroe potremo poi sfruttare le parole ottenibili durante i combattimenti e che possono essere associate alle armi e ai poteri. Ognuna garantisce specifici vantaggi permettendoci così di personalizzare, anche se in maniera abbastanza leggera, il nostro stile di gioco. Data la necessità di ripetere più volte intere porzioni dell'esperienza, gli avventurieri meno propensi a fronteggiare nuovamente le stesse battaglie possono ricorrere, ma solo in modalità facile, al combattimento automatico, in cui è l'intelligenza artificiale a duellare al posto nostro. La revisione non ha intaccato però tutti gli aspetti del gioco. Nier Replicant, oggi come allora, è un action RPG molto autoriale. Questo implica che all'interno della produzione è facile incappare in scelte ludiche e a tratti stranianti che possono risultare ora virtuose, ora troppo estreme. L'intelaiatura da GDR in terza persona si intervalla di tanto in tanto con fasi di avventura testuale, momenti a scorrimento orizzontale e sessioni con visuale isometrica, senza dimenticare frangenti in stile Bullet Hell. Questa mescolanza di idee non possiede, secondo la nostra opinione, la stessa coesione sperimentata in Automata, ma sa dimostrarsi comunque funzionale al punto giusto. Dove Nier Replicant mostra il peso degli anni e nella struttura del mondo di gioco. Parliamo di un open world dai confini alquanto ristretti, diviso in macro aree poco esplorabili e separate da tempi di caricamento. Un reame che spazia da villaggi a distese d'erba, da cumuli di cerpame e città marittime scarsamente interattivo e con una limitata varietà di attività da compiere. Se si esclude qualche incarico secondario più interessante, nell'insieme le missioni opzionali di Replicant sono queste pensate come semplice riempitivo. Per fortuna, l'esplorazione è stata resa più fluida dall'aggiunta dello scatto rapido che si attiva in automatico e che riduce i tempi di percorrenza tra un ambiente e l'altro. Le aggiunte in questa riedizione non mancano di certo, ma preferiamo non svelarle nel dettaglio. Sappiate che oltre ad un episodio narrativo totalmente inedito, sarà anche possibile avventurarsi in alcuni dungeon per combattere contro le ombre, grazie all'introduzione del DLC Mondo dell'involucro riciclato già compreso nel pacchetto, un'aggiunta che aumenta di poche ore la longevità complessiva. Passando al comparto tecnico, rispetto all'edizione del 2010, la resa visiva di Replicant è ovviamente molto superiore, ma nell'insieme non risulta del tutto soddisfacente. Mentre i modelli poligonali dei personaggi sono ora più dettagliati e le animazioni completamente riscritte, gli scenari appaiono comunque abbastanza spogli, eredi del design di 11 anni fa, con qualche texture sicuramente perfezionata, ma comunque tutt'altro che impeccabile. Discorso radicalmente diverso per l'inarrivabile colonna sonora riarrangiata per l'occasione e pronta ancora una volta a travolgerci con brani di incredibile bellezza. Le musiche sono un accompagnamento praticamente perfetto, enfatizzano le sequenze d'azione e valorizzano i momenti più drammatici, in un concerto di sensazioni e suoni davvero raro da ascoltare altrove. Ottimamente in parte poi anche il doppiaggio giapponese e inglese ben sottotitolato in italiano. Alcuni storici doppiatori sono tornati al lavoro e la caratterizzazione dei personaggi risulta ancora una volta eccellente. Chi sente la mancanza della soundtrack di Automata inoltre sappia che è possibile abilitare le musiche del gioco nel menu delle opzioni. In chiusura, Nier Replicant ammoderna quanto basta un'opera piuttosto controversa e la migliora al punto giusto. L'action RPG di Yoko Taro, reinterpretato sul piano ludico dal team Toy Logic, mantiene inalterata la sua essenza a metà tra genio e follia. Pur mancando di equilibrio e sostenendosi su una struttura abbastanza datata, Replicant si mostra oggi nella sua forma migliore, grazie sia ad un combat system ottimamente riscritto, sia a gradite aggiunte alla qualità complessiva dell'esperienza. Insomma, un'avventura imperfetta, ma preziosa.